Il nostro viaggio in Molise da Gambatesa prosegue per raccontarvi anche quello che accade nel pomeriggio del 1° di gennaio 2017. Come state sentendo, la classica marcetta che accompagna le maitunate. Sì, perché dopo aver portato le maitunate a casa di ognuno durante tutta la notte, le squadre, praticamente senza dormire, sono sul palco dalle 15.30 in poi. Siamo con Antonio Natale Di Maria, che conosciamo anche per motivi artistici di carattere legato alla scultura, all'arte, però ecco, sostanzialmente gambatesano e cantore, o meglio cantautore, perché appunto scrive anche le sue rime. Quanto è importante essere comunque protagonisti in questa situazione, non solo con le maitunate ma anche con le canzoni, perché ricordiamo che Gambatesa, diciamo, arricchisce il patrimonio delle maitunate anche con un patrimonio di canzoni che man mano si rinnovano. Quest'anno abbiamo parlato di una figura femminile emblematica, questa Carmela. Ma allora, io diciamo che non sono cantautore, ecco, così mi diverto a scrivere qualche rima, e da qualche anno cerco di scrivere qualche canzone sia per il Festival della Canzone Molisana e anche per il Capodanno. Quest'anno Carmela, che poi non so se avete visto, ho avuto una piccola apparizione su Rai 1, è diventato un tormentone all'interno della trasmissione tra tutti i concorrenti. Carmela è la bella ragazza del paese, che comunque è molto affascinante e appetitosa e che tutti quanti vorrebbero, però alla fine poi ognuno che resta con un pugno di mosche in mano, insomma, questo è la... Perfetto, ecco, ricordiamo anche, diciamo, che nella sua carriera di non cantautore, come ha detto lei, ma comunque diciamo di amante delle rime poi portate in musica, quante canzoni ha scritto, quante volte è stato su un palco in queste occasioni? Ma volte non posso ricordare, perché diciamo che la passione per il canto è di vecchia data. Ultimamente saranno una decina di canzoni che ho scritto. Il fatto di aver cantato è da ragazzo, e poi noi gambatesani la rima ce l'abbiamo nel sangue, ecco. È nostra, la rima è nostra, e quindi che devo dire? Ecco, mi riallaccio a questa sua risposta citando una considerazione che faceva ieri Giovanni Carozza, il presidente dell'associazione di maitunate. Scuola di maitunate, i bambini messi, diciamo, tecnicamente a conoscenza di come funziona proprio dal punto di vista tecnico, metrico, musicale una maitunata, per il resto sono andati come un treno, cioè nel senso che con padronanza, con sicurezza, affrontato qualsiasi esibizione, ormai sono partiti anche se hanno pochi anni. Allora, il fatto di coltivare questa tradizione secondo me è importante, perché comunque si mantengono anche i legamenti con le proprie origini, con il proprio dialetto, e i ragazzi, per poter fare le maitunate, devono essere padroni di anche quelle che sono le terminologie dialettali, per cui ogni volta che si fanno le maitunate uno deve avere la parola pronta per poterci fare la rima. Oh, quindi mi sta dando un'altra spiegazione ulteriore: non soltanto si mantiene la tradizione, ma si mantiene anche la lingua, che è parte integrante di questa tradizione. Certo, ultimamente devo dire che comunque con questi, diciamo così, con questi matrimoni un pochettino di anche con fuori regione, forse alcune terminologie sono un pochettino, come posso dire, travisate, un pochettino diverse da quello che erano una volta. Però ecco, il bello è cercare di trovare sempre la rima giusta, perché il senso compiuto della maitunata è quando c'è la rima perfetta. Grazie. Prego Antonio. Carmela va a montagna, e quella che trova si magna, e se trova a Peppanella si magna pure un pescarello. Carmela di Fontanella c'ha persa la cervella, cosa appressa a Pasqualina per fare amore di una mattina. Carmela va a fare per trovarsi una compara, ma là non trova niente e se la porto senza me. We'll
Carmela va eccellenza, però nessuna pensa, non coccia mai niente, se ne torna a matì. Carme quando si bella, Carme quando si dolce, Carme lo cuore mio, Carme si messa in croce, Carme da manuace, come sai fa solo tu, e postate sicuro che non voglio niente più. Carme perché non ti fai più vedere, Carme sto cuore se muore senza te, Carme perché non mi fai più vedere, Carme sto cuore è morto senza te. Siamo praticamente nel backstage, direbbero gli americani, nel retro del palco. Tra pochissimo salirete con la vostra squadra su questo palco del 317esimo Capodanno Campatesano. Giovanni Venditti, 70 anni possiamo dirlo, portati benissimo, di cui quanti anni passati a cantare Le Maitonate? 60 anni circa. Ecco, perché è importante sia portarle casa per casa che poi ritrovarsi sul palco il primo dell'anno. Sì, casa perché? Per casa dal 31 è la nostra tradizione, è la nostra passione, è la nostra simpatia che ci abbiamo a Campatese. Ecco, parliamo anche della sua squadra, quante persone sono e soprattutto diciamo è una squadra che ho capito che è circa da 20 anni che esiste, ma man mano poi si aggiungono giovani, anche diciamo nuove leve giovanissime. Sì. E sono circa 20 anni, siamo sempre circa 20, 30, dipende dalla nottata come va, e poi sul parco 10, 15 e poi facciamo pure il banchetto. Incominciamo primo Natale a concertare, a suonare, ci divertiamo sempre. C'è qualche nuovo ingresso, qualche giovanissimo, giovanissima che fa parte della sua squadra? Sì, sì, ci sono, tanti giovanissimi, tanti, tanti ragazzi che vengono dal nord, vengono dalla Svizzera, dalla Germania per stare con noi, con me. Quindi diciamo, nella squadra non troviamo solo persone che stanno a Gambatesa tutto l'anno, ma anche persone che tornano per le vacanze e vengono catturate in questo clima. Sì, sì, sono già il 50% che vengono per stare con noi, che stanno qui in mezzo. Oh, parliamo anche, un'ultima domanda, il fatto che diciamo che ci sia una persona di così grande esperienza, sicuramente fa bene poi, diciamo anche, che so, non soltanto per un fatto storico, ma proprio per un fatto tecnico, perché immagino che lei quante maitonate abbia cantato nella sua vita. Ma non si assumono, sempre spontaneo, qualche frase pensata da me, però io parto così, senza impararmi le frasi, senza impararmi le maitonate, vado sul palco e quello che mi esce nella mia testa faccio. 60 anni fa c'era qualcosa di diverso, cioè ci si limitava un po', è cambiato qualcosa, oppure pane pane vino al vino si diceva 60 anni fa e adesso la stessa cosa? Adesso è cambiato un po', perché la gente si vuole divertire ma non vuole sentire quelle cose, allora abbiamo cambiato. Cioè mi sta dicendo che si cantavano molto di più prima, cioè nel senso che si dicevano tante verità in quel momento? Sì, sì, allora dicevamo qualche parola delle una famiglia, qualche cosa che succedeva, che non andava bene, qualche scherzo, qualche verità, qualche bugia, però adesso io personalmente né prima né adesso dico una fesseria, qualche parola su di me, su di mio amico, ma poco, così più corretto, e ci dobbiamo limitare un po'. Natale, creatura mesaviglia, quelli sentivo che dicevano con la poesia, vita camo che l'attrezza attrezzata, sentivo quest'anno cantavano i maitonate. Mo noi sono circa 50 anni e Giuseppe che veniamo sempre sul palco e dobbiamo fare un reclamo diverso la nostra, il presidente Varozzo, fai il ritornello Giuseppe, perché e se ho 50 anni che ci sei, non ci si è versato, manca un contributo.
Vita, voglio che cosa ne si mette, ma non risulta niente, la previdenza sociale.